Donne, scienza, passato, presente e futuro. Questo è il titolo del secondo appuntamento di Prospettive Rose, l'iniziativa messa in campo dagli assessorati alla cultura, pari opportunità e politiche sociali del Comune dell'Aquila, in vista della Giornata Internazionale della Donna del 2016. Protagonista questa volta le donne di un'università che rosi in un terzo del corpo docente e per oltre il 50% delle iscritte. A indicare la via, fiori all'occhiello dell'Ateneo a livello internazionale, donne che hanno raggiunto grandi risultati nel campo della ricerca scientifica. Ci sono tante donne in buone posizioni di responsabilità, ma anche tante ricercatrici che hanno dei risultati assolutamente di rilievo nel campo internazionale. Noi ne vedremo qui a questo tavolo qualcuna. Resta ancora tanto da fare. L'idea di oggi è capire come si può fare in modo che le giovani donne riescano a fare questa scelta in modo più libero e meno conflittuale di quanto in realtà poi alcune di noi, anche alcune di loro, delle più giovani, hanno dovuto fare. La rettrice Paola Inverardi non dimentica poi di sottolineare l'importanza del welfare universitario per garantire in particolare alle donne pari opportunità nell'accesso agli studi. In campo molti progetti che stiamo anche cercando di discutere con il Comune e con l'assessorato di Emanuela Di Giovan Battista delle pari opportunità e tipicamente sono quelli che uno si immagina, quindi l'idea di poter avere un asilo nido o un asilo vicino ai luoghi dell'università, in particolare quello che stiamo studiando ora è in prossimità dell'area di Coppito come prima cosa. Poi l'idea di, e su questo anche ci stiamo muovendo, di organizzare campi scuola. Uno dei problemi diciamo più sentiti dalle famiglie di chi lavora nell'università è quello della possibilità per i figli, quando finiscono la scuola, di trovare un luogo nel quale diciamo, non solo giocare, passare tempo, ma anche crescere, e su questo anche stiamo lavorando.